allarga a destra cercando uno tra Kernese e Corradi, pallone a mezza via, ma Corradi lo riconquista, poi Silva lo tocca in avanti per Recino, posizione regolare, sinistro di Recino sull'esterno della rete, proprio la formazione ospite con le palloni verticali per Cemeri che si invola in solitaria, Cemeri davanti a Moro, Cemeri e il gol, c'è il gol e il gol del Legnano, va in verticale da D'Agostino che è uscito dai blocchi, su di lui c'è Staffa, la finta di D'Agostino che si accentra, mette in mezzo il pallone che arriva, solissimo Recino che aveva sbagliato in maniera fisica, calc Solari, è Recino che andrà a battere, parte Recino, la palla che si abbassa, Doie, poi Job, pensa al tiro, Corradi, tutto chiuso, cerca spazio Corradi, me la mette in mezzo sul secondo palo, l'anticipo su Carnezzo, poi si salva Ravarelli in qualche modo, una mischia. Napoletano, Corradi, cerca spazio per armare il sinistro, poi si appoggia a D'Agostino, Veronica su se stesso, può mettere in mezzo il pallone, molto interessante Ravarelli. Più larghi, siamo tutti in un fazzoletto di campo, pallone cercando Marquez, rimesso in gioco, pallone per indietro di Pierozzini, carica al sinistro, Ravarelli, la gran parata. Situazione regolare su rimessa, ancora per Corradi, carme a sinistro per il cross, cerca spazio, sul secondo palo, sono in tre, Recino, gol! Che gol! Lui con Silvestri contro il raddoppio, Zini rientra sul sinistro, il cross in mezzo, rinvia la difesa, poi Corradi pensa al tiro, lo prova Corradi, la palla sfila e fuori, via Bianchi, poi Corradi la mette giù, resta a terra un giocatore del Legnano, si gioca Recino, la palla in mezzo, Marquez la appoggia fra le braccia, col sinistro sul secondo palo, la deve rimettere in mezzo un bianco rosso, poi il colpo di testa di Silva, la palla che rimane lì, Staffa in qualche modo, ancora Marquez e Ravarelli la mette, la palla lunga del giovane terzino, Marquez la prolunga di testa, la mette giù, D'Agostino, la palla per Russo, gol!